Salve a tutti YouTubers, eccoci qua ritornati finalmente in un nuovissimo video di astronomia dove come al solito andremo ad analizzare una notizia astronomica. Siamo sempre qui su ANSA Scienza e Tecnica e quest'oggi siamo qui per parlare di questa scoperta veramente incredibile fatta da una cacciatrice italiana di pianeti che adesso andremo a scoprire chi è, a riguardo di questa super Terra alla distanza giusta dalla sua stella per avere acqua liquida. Quindi abbiamo scoperto un pianeta simile alla Terra, un pianeta potenzialmente abitabile. Vediamo un po', procedendo con la lettura di questo articolo, senza perderci in altre chiacchiere, che caratteristiche presenta questo pianeta, questa super Terra, e vediamo un po' anche che caratteristiche, anzi, che tipologia è la stella intorno alla quale orbita questo pianeta, perché anche questo è un fattore determinante per quanto riguarda, la possibile presenza, la possibilità che ci sia acqua liquida su un pianeta, su un mondo, alieno. Ecco. Detto questo, vediamo un po' a che distanza si trova da noi, vediamo un po' quanto volte è più grande del nostro pianeta dal momento che stiamo parlando di una super Terra e vediamo un po' a che distanza si trova dalla propria stella e tutte queste cose qui. Tra l'altro vi anticipo già che questo pianeta ha una cosa, un particolare che lo rende diverso dagli altri, perché comunque in altri miei video, nei miei svariati video che ho portato a riguardo di super Terre, sia potenzialmente abitabili che meno, non abbiamo mai visto una caratteristica del genere in una super Terra o in un pianeta extrasolare. Quindi questo lo rende, diciamo, diverso dagli altri, per il momento unico nel suo genere. Scopriamo cos'è. Una super Terra, un pianeta roccioso dalla massa 7 volte maggiore rispetto a quella della Terra, è stato scoperto intorno a una stella distante 26 anni luce. La scoperta all'italiana Laura Affer dell'Osservatorio di Palermo dell'Istituto Nazionale di Astrofisica INAF è responsabile del programma HAZE, una collaborazione italo-spagnola che da anni scruta il cielo alla ricerca di pianeti extrasolari nell'ambito del progetto nazionale GAPS. La scoperta in via di pubblicazione sulla rivista Astronomy and Astrophysics è la terza di una super Terra fatta da Affer. Il pianeta appena scoperto si chiama GL686b e ruota intorno alla stella GL686, una nana rossa, a una distanza molto prossima a quella che permette l'esistenza di acqua liquida in superficie, considerata il primo presupposto per la vita. Sappiamo che è una super Terra e che ha una massa di circa 7 masse terrestri, intermedia tra quella terrestre e quella di Nettuno, dice Affer del pianeta appena scoperto. La super Terra e la sua stella sono abbastanza vicine e a causa della piccola distanza reciproca potrebbe verificarsi un meccanismo di rotazione sincrona, ha aggiunto. Di conseguenza, il pianeta, che impiega 15 giorni per completare la sua orbita, potrebbe quindi mostrare sempre la stessa faccia alla stella, così come fa la Luna nel suo moto attorno alla Terra. La scoperta è il risultato di 4 anni di osservazioni della stella condotte con lo spettrografo ad alta risoluzione Harpsen del Telescopio Nazionale Galileo di La Palma nelle Canarie. Per individuare il pianeta che ruota attorno alla stella alla distanza pari a un decimo di quella che separa la Terra dal Sole, ossia di 0,09 unità astronomiche, è stata invece utilizzata la tecnica della misura della velocità radiale della stella, che varia per l'effetto dell'interazione gravitazionale con il pianeta. Quindi, un pianeta veramente molto particolare, che presenta questo particolare che lo rende momentaneamente diverso, unico da tutti gli altri che abbiamo visto, è comunque conosciuto pian piano nel tempo perché fa vedere sempre la stessa faccia alla sua stella. Quindi, una cosa che succede anche qui, con il nostro satellite, la Luna. Infatti, adesso per esplorare il lato nascosto a noi della Luna c'è la missione cinese Change 4, sulla quale ho portato svariati video qui sul mio canale, che sicuramente voi avrete visto, conto su di voi, conto su questo. Comunque, quindi una cosa veramente molto particolare questa, che questo pianeta fa sempre vedere la stessa faccia alla sua stella. Questo dato dalla distanza molto ravvicinata che c'è tra la stella nana rossa e questo pianeta GL686b. Ora,
Potrete subito dirmi, o magari l'avete già scritto qui sotto nei commenti, ma come fa a essere un pianeta abitabile se, o comunque che presenta le giuste caratteristiche, le giuste condizioni per ospitare l'acqua allo stato liquido, di conseguenza magari qualche forma di vita simile alla nostra o come la nostra, se la distanza è di 0,09 unità astronomiche, ovvero una distanza pari a un decimo di quella della Terra. Un'unità astronomica equivale alla distanza che c'è tra Terra e Sole, che è approssimativamente 150 milioni di chilometri. Poi per essere pignoli cercate insomma, il numero su internet, 149 milioni, 500 e qualcosa. Comunque magari vi lascio una cosetta qua con scritto qual è, diciamo, la distanza precisa, ma comunque approssimiamo. E quindi questa distanza che c'è tra questo pianeta e questa stella è veramente molto ravvicinata. Teoricamente la distanza dovrebbe essere più o meno come la nostra, ecco, per far sì che magari ci sia l'acqua liquida in superficie, ma dobbiamo tenere in considerazione due cose in questo caso, dal momento che l'articolo e comunque lo studio, la news ci dice che questo pianeta potrebbe essere, tra virgolette, buono per presentare queste determinate condizioni per far sì che l'acqua ci sia in superficie. Questo perché uno, stiamo parlando di una stella nana rossa, quindi una stella più piccola del nostro Sole, più fredda, e ovviamente tutta l'energia, il calore che emana non è quello che è, insomma, è il nostro Sole. Quindi questo è il punto numero uno. E punto numero due, io credo che qui non lo specifichi, ma questa è una mia supposizione. In caso fatemi sapere qui sotto nei commenti cosa ne pensate al riguardo, qual è magari la vostra ipotesi, che la possibilità dell'acqua in superficie su questo pianeta sia possibile sull'altro lato di questo mondo, ovvero quello mai illuminato, perché comunque il calore non del tutto, ma si trasferirà anche sull'altra parte, e comunque vista la grande distanza ravvicinata che c'è tra il corpo celeste e la stella, credo che comunque non fa sì, fa sì che il lato nascosto, quello che non viene mai illuminato, comunque non sia gelido, freddo, come succede insomma in pianeti ben più distanti o comunque in pianeti dove magari la distanza è maggiore, quindi quando è illuminata una faccia è caldissima o comunque dalle condizioni, diciamo, buone, e quando invece non è illuminata è gelida o comunque temperature ostili. Quindi questa è una mia supposizione a riguardo di quello che potrebbe essere la spiegazione, vista la distanza che ci è andato, perché comunque non è teoricamente una distanza alla quale diciamo l'acqua si può presentare in superficie, perché comunque qua non ci dice neanche le temperature medie, insomma, o comunque ipotesi a riguardo di queste temperature. Quindi, detto questo, io ho detto la mia, fatemi sapere se vi va qui sotto nei commenti cosa ne pensate al riguardo. Dista 26 anni luce, quindi una distanza non affatto, diciamo, grandissima. Ci sono pianeti ben più distanti che distano 500-600 anni luce, quindi diciamo un pianeta astronomicamente parlando e relativamente parlando vicino a noi. E questo è il terzo pianeta scoperto da questa cacciatrice italiana Laura Affer. Non è, diciamo, la prima volta che si presenta con una scoperta di un pianeta simile alla Terra o comunque di un pianeta extrasolare. Di certo si aggiungerà al catalogo dei pianeti extrasolari scoperti, ma in un catalogo speciale, perché andrà a finire in quelli che insomma possono essere considerati pianeti simili alla Terra, pianeti insomma potenzialmente abitabili, e in questo caso super terre, quindi va a finire in quel catalogo lì. Detto questo, per questo video è tutto. Io spero di essere stato chiaro, spero che questa news sia stata interessante, spero che sia stata intrigante, spero che sia stata di vostro gradimento. Abbiamo parlato di questa scoperta fatta da un'italiana, Laura Affer, a riguardo di questa super terra abitabile, potenzialmente abitabile, che può presentare giuste condizioni per far sì che ci sia l'acqua liquida in superficie. Orbita intorno ad una nana rossa a 26 anni luce da noi, quindi una distanza diciamo non grandissima, anzi relativamente, come ho detto prima, vicina. Un pianeta particolare perché mostra sempre la stessa faccia alla sua stella, cosa che non abbiamo visto in altri pianeti extrasolari, super terre, potenzialmente abitabili e non.
Quindi diciamo veramente un caso unico. Ecco, una cosa che non mi sono dimenticato di dire prima è che è 7 volte maggiore rispetto al nostro pianeta, quindi è un pianeta intermedio che si piazza, insomma, tra noi e Nettuno, il nostro 8° pianeta del nostro sistema solare. Tra l'altro, quando ho fatto un video a riguardo di un mini Nettuno scoperto a 53 anni luce da noi, forse in quel video lì o in un altro comunque parlavamo del fatto che ci sono pochi pianeti intermedi dalle dimensioni medie. O ci sono le superterre, quindi pianeti più grandi della nostra Terra, o ci sono quelli giganti gassosi, tra virgolette, mancano qui quei pianeti, diciamo, un po' dalle dimensioni medie. Questo, siccome rispetto ad altre superterre che sono 2, 3 volte, 4 volte maggiori rispetto al nostro pianeta, questo 7, quindi diciamo che questo è un vero pianeta intermedio nel vero senso della parola. Quindi, anche da questo punto di vista qua, facendo riferimento al discorso che abbiamo fatto in un altro mio video, o in quello lì, o in un altro, comunque non lo so, sta di fatto che è una cosa in più che rende questa scoperta ancora più intrigante, interessante e importante. Detto questo, io vi rimando ad un prossimo video nei prossimi giorni, sperando che sia altrettanto interessante, altrettanto intrigante come è stata questa. In realtà vi rimando ad un video che uscirà fra 3 ore rispetto a quando è uscito questo, che sarà uscito alle ore 15 del sabato 9 febbraio. Fra 3 ore, alle ore 18, uscirà un altro video, perché purtroppo mercoledì, giovedì e venerdì non sono riuscito a registrare, non sono riuscito a portare nessun video, quindi recuperiamo nel weekend. E poi domani, domenica, ore 15 o 18, uscirà un video, insomma 2 oggi, 1 domani e via. E così completiamo anche questa settimana astronomica. Detto questo, a me non mi rimane che salutarvi. Ciao belle!